I salentini non vogliono farsi trascinare in basso dopo il KO con Atalanta e Inter. I sardi hanno bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Viola, traversone che sbuca nella zona di Uristagno sul secondo palo. Nandez la ributta dentro, colpo di testa e pallone sul fondo. Tossena. In area i saltatori del Lecce, parte il traversone sul secondo palo, ci arriva Gonzales, ci arriva anche Scuffet. Occhio qui al pallone interessante per la conclusione, cercata da lontanissimo, c'è il palo a salvare i sardi. Occhio alla traversone che arriva a centro area. Gendrè, colpo di testa e palla in rete. Lecce in vantaggio alla mezz'ora. La sblocca Valentin Gendrè. Primo gol in Serie A Team e Salentini sopra di uno. Su azione di calcio d'angolo, la sbloccata è Lecce. Prova ad arrivarci Nandez che in qualche modo riesce a rubare il pallone. Il tocco è per Petagna, prova a girarsi. Petagna! Alza il destro sopra la traversa. Parte Udan, pallone ancora centro aria. Sul secondo palo Gonzales, porta vuota o quasi. E Krstović fallisce un gol praticamente già fatto. Krstović doveva solo appoggiarla. Parte Viola, pallone giocato sul secondo palo, sbuca Oristagno, miracolo di Falcone, tre volte, ma il pallone è entrato, il Cagliari ha pareggiato, ha provato in tutti i modi a tenere fuori il pallone Falcone, ma alla fine è arrivato il gol del Cagliari. Oristagno fa 1-1, secondo gol in campionato per il 21enne e il Cagliari trova il gol del pareggio nonostante Falcone. Augello, occhio al pallone che arriva a Nandez, lo fa passare, Petagna prova a girarsi dietro per Prati che calcia, ancora, super Falcone, vola e mette in calcio d'angolo, vicinissimo al gol del vantaggio il Cagliari. Sbaglia il rilancio, allora Nandez la tiene in campo, occhio a Nandez, sta per entrare in aria, guarda in mezzo, traversone, che è più un tiro cross, né Viola né Petagna riescono a intervenire. Fischia tre volte Massa, finisce 1-1 tra Lecce e Cagliari, un punto a testa prezioso per muovere la classifica.